Ciao e bentornati su Shify Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film di fantascienza e romanticismo americano del 2004, intitolato Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Buona visione! Il film inizia con un uomo solitario di nome Joel Barish che si sveglia dal sonno e vive la sua vita noiosa da impiegato. Si scopre che quel giorno è San Valentino, dove le persone festeggiano con i loro amanti o almeno comprano un bel fiore per i loro cari. Quel giorno, il single Joel in qualche modo decide di non andare al lavoro e impulsivamente prende un treno per Montauk. Vorrebbe incontrare qualcuno di nuovo, ma sembra impossibile perché è incapace di stabilire un contatto visivo con degli estranei. In un bistrò, una giovane donna dai capelli blu cattura l'attenzione di Joel e inizia a disegnarla segretamente nel suo album da disegno. Prendono lo stesso treno e casualmente si siedono sullo stesso corridoio. La donna si rende conto di essere seguita e decide di iniziare una conversazione con Joel. Si presenta come Clementine e scopre che stanno andando nella stessa destinazione, il Rockville Center. La giovane donna si sforza così tanto di mantenere viva la conversazione, ma Joel è proprio quel tipo di uomo noioso che non sa come rispondere. Per farla breve, Joel incontra Clementine che sta tornando a casa e le offre un passaggio. La giovane donna lo invita a bere qualcosa insieme, cosa che lui accetta. Joel rivela di essere un po' timido perché la sua vita non è poi così interessante. Tuttavia, lei lo ama così com'è e all'improvviso gli dice che lo sposerà, e gli chiede anche di uscire. Joel sente che tutto sta andando troppo veloce, quindi parte e torna a casa. Prima che se ne vada, Clementine gli dà il suo numero di telefono e lo esorta a chiamarla non appena arriva a casa. All'arrivo, Joel la chiama immediatamente e lui accetta di uscire con lei. Il giorno successivo, trascorrono la notte insieme in un lago ghiacciato dove Joel mostra la sua conoscenza dell'astronomia alla sua amante. Dopodiché, accompagna Clementine a casa sua, ma lei vuole andare a casa con lui. Mentre va a prendere le sue cose, all'improvviso si presenta uno sconosciuto, chiedendole se c'è qualcosa in cui la possa aiutare, ma poi se ne va. La scena torna a un momento in cui Joel sta piangendo per la disperazione. Pochi istanti dopo, lancia una cassetta fuori dal finestrino mentre guida. Si scopre che Joel ha appena rotto con Clementine. La scena si sposta a diversi giorni fa, quando dice ai suoi amici che Clementine lo guardava come se non sapesse nemmeno chi fosse, e lei aveva già un nuovo fidanzato chiamato Patrick. Rob gli consegna una lettera da Lacuna, un'azienda specializzata nella cancellazione della memoria, rivelando che Clementine ha cancellato Joel dalla sua memoria ed è per questo che non lo ha più riconosciuto. Poi va a Lacuna per chiarire le cose. L'ufficiale dell'amministrazione, Mary, gli ordina di riempire qualche documento e si scopre che la procedura di cancellazione della memoria è piuttosto popolare in città. Il medico responsabile, il dottor Mierzwiak, rivela che Clementine non era felice e voleva andare avanti. Con il cuore spezzato, Joel irrompe nella stanza del dottore il giorno seguente e chiede di sottoporsi alla stessa procedura della sua ex ragazza. Dopodiché, il dottor Mierzwiak gli chiede di raccogliere tutto quello che ha un'associazione con Clementine, in quanto verranno utilizzati per creare una sua mappa nel suo cervello, così che i tecnici la cancelleranno completamente dalla sua vita mentre dormirà. Raccoglie la roba e torna alla cuna. Con l'aiuto di Stan, uno dei tecnici, iniziano la procedura di mappatura del cervello, chiedendo a Joel di ricordare i ricordi quando vede un certo elemento. Joel poi torna a casa. Quando raggiunge la cassetta delle lettere, il suo vicino, Frank, chiede a Joel se ha organizzato un piano per San Valentino con Clementine. Con una faccia infelice, gli dice che non ha pianificato nulla e si dirige immediatamente nella sua stanza. Poi prende una pillola, spegne tutte le luci e improvvisamente sviene. Fuori da casa sua due tecnici Lacuna, Patrick e Stan, sgattaiolano dentro in silenzio e installano il dispositivo di cancellazione della memoria su Joel addormentato. Inizia la procedura di cancellazione della memoria e Joel si risveglia nella sua mente. Si ritrova nella stanza del dottor Mierzwiak mentre vede se stesso e gli altri che stanno facendo la procedura di mappatura del cervello. Poi salta ai ricordi in cui la sua relazione con Clementine dai capelli arancioni sta cadendo a pezzi. Joel si arrabbiava con lei perché tornava a casa tardi e guidava ubriaca, ma lei affermava che era impazzito perché pensava che Clementine stesse andando a letto con un altro uomo. Joel lo confermò. Delusa, Clementine si allontanò da casa e il ricordo svanisce lentamente mentre la stanza diventa nera. Lui la insegue e le urla contro, dicendo che la sta cancellando ed è felice di quella decisione, mentre la memoria va in pezzi. Al momento attuale, i due tecnici poco professionisti iniziano a bere e a parlare della loro ragazza. Stan cerca di concentrarsi sul lavoro, ma Patrick continua a distrarlo. Dice a Stan che si è innamorato di uno dei pazienti di cui si sono presi cura in precedenza.
Ammette anche che le ha rubato le mutandine, il che rende Stan disgustato, dicendo che è un'azione non etica. Non molto dopo, Mary arriva nella stanza di Joel e si dirige immediatamente nella sua cucina per prendersi un whisky. Poiché il ricordo precedente è stato cancellato, Joel salta a un altro ricordo in cui stava mangiando noodle con la stessa Clementine dai capelli arancioni. Anche se l'evento si sta svolgendo nella mente di Joel, può comunque sentire la conversazione dei tecnici nel presente. Le racconta di Patrick che le ha rubato la biancheria intima, ma lei non gli crede. Ad un certo punto, Clementine voleva avere un bambino, ma Joel le negò la richiesta perché non erano pronti mentalmente. Passando a un altro ricordo con la Clementine dai capelli arancioni, era delusa perché sembrava che Joel non si fidasse di lei e non le diceva niente di lui. Loro hanno avuto una discussione e si incolparono a vicenda. Clementine si arrabbiò e volle porre quindi fine alla relazione. Patrick riceve poi una chiamata dalla sua ragazza sconvolta e vuole farle visita mentre la procedura è ancora in corso. Tuttavia, Stan gli permette di andare via poiché è un'opportunità d'oro per lui stare solo con Mary. I dipendenti non professionisti di Lacuna smettono di monitorare Joel e iniziano a ballare sul letto del paziente. Viene quindi rivelato che la ragazza sconvolta di Patrick è in realtà Clementine e cerca di impressionarla imitando Joel. Lui conserva le cose di Joel che sono correlate a Clementine e le rilegge quando non sa come comportarsi. Clementine lo invita ad andare al lago ghiacciato. Joel finalmente salta nel ricordo di Clementine dai capelli rossi dove trascorsero il loro tempo di qualità insieme nel letto e sul lago ghiacciato. Tuttavia, tutti vengono lentamente cancellati. A questo punto, si rammarica della sua decisione e vuole annullare la procedura, ma è troppo tardi e non può più essere bloccata. Stan e Mary stanno impazzendo e non si preoccupano più del loro paziente. Dall'altra parte, Patrick si diverte con Clementine dai capelli blu sul lago ghiacciato e cerca di fare ciò che Joel stava facendo in quel momento. Tuttavia, la donna improvvisamente vuole tornare a casa. Sulla loro strada, Patrick dice diverse frasi tipiche di Joel per tirarla su di morale, ma fallisce. Poiché nessuno gli risponde, Joel cerca di scappare con Clementine dai capelli rossi, sperando che possa fermare il processo di cancellazione della memoria. Rammenta diversi bei ricordi di lei e porta Clementine lì, ma iniziano a scomparire uno per uno. Si rende conto che deve trovare un modo per evitare la procedura prima di svegliarsi o la dimenticherà completamente. Clementine suggerisce di svegliarsi e funziona per un secondo, ma è inutile perché non poteva muoversi. Dopodiché, tenta di portarla da qualche parte nella memoria a cui non appartiene, che sono i suoi ricordi d'infanzia. Vanno alla memoria del Joel di 4 anni, e funziona per un momento. Questo interrompe la procedura che fa prendere il panico a Stan. Quindi chiama il dottor Mierzwiak che alla fine arriva a casa di Joel. È piuttosto sorpreso quando vede Mary nella stanza. Il medico analizza la situazione e riesce a riportare Joel alla mappa mentale predeterminata, facendosi che apra gli occhi per un momento. Lo seda e il processo continua. Mentre lavora, Mary continua a lodare il dottore e sembra impressionata da lui. Pieno di gelosia, Stan se ne va dall'edificio per prendere un po' d'aria fresca. Non appena se ne va, Mary si avvicina al dottore e lo bacia. Rivela che lo ama da molto tempo. Tuttavia, il signor Mierzwiak ha già una famiglia ed è impossibilitato a mantenere una relazione con lei. Joel e Clementine dai capelli rossi tornano ai bei ricordi. Questa volta al momento in cui stavano guardando un film insieme in macchina, ma tutto inizia a scomparire. Cerca di nasconderla da qualche parte più a fondo nelle sue umilianti memorie. Ma come previsto, tutto sta lentamente svanendo. Non molto tempo dopo, la moglie del dottore arriva all'edificio e vede il marito che si bacia la sua segretaria. È molto delusa e se ne va. Il dottore rivela che hanno avuto una storia e Mary aveva eseguito la procedura per rimuoverlo dalla sua memoria. Mary subito va in ufficio e trova una cassetta della sua testimonianza prima di farsi cancellare la memoria. Joel poi salta al ricordo in cui entrambi si stavano divertendo nel negozio di libri, ma poi la ragazza scompare improvvisamente. Tutti i bei ricordi di Clementine dai capelli rossi sono ora completamente cancellati. La scena salta al momento in cui Joel vide Clementine per la prima volta. È stato quando lui e i suoi amici erano in vacanza su una spiaggia. Non era interessato al volo degli aquiloni e all'improvviso venne avvicinato da una Clementine dai capelli verdi. Tuttavia, si rende conto che questo è solo un ricordo e che scomparirà presto, quindi decidono di godersi l'ultimo momento insieme. Si intrufolano nel bungalow non occupato dove si salutano, e Clementine gli dice di incontrarla a Montauk non appena si sveglierà. A questo punto la procedura di cancellazione della memoria è terminata e tutti i dipendenti di Lacuna lasciano la camera. Joel si sveglia dal sonno, avendo completamente dimenticato Clementine. La delusa Mary si dimette dalla compagnia mentre Stan le si avvicina e le confessa i suoi sentimenti.
Lei decide di spedire le cassette di tutti i pazienti di Lacuna alla ex coppia, incluse le loro due. Dopodiché, veniamo condotti alla prima scena del film, dove Joel impulsivamente prende un treno per Montauk e incontra di nuovo Clementine dopo che è stata cancellata dalla sua memoria. La scena quindi continua quando Clementine dai capelli blu torna in macchina dopo aver preso le sue cose. Quindi apre la lettera di Mary e riproduce la cassetta. Si scopre che prima di decidere di cancellare la sua memoria, Clementine voleva rompere con Joel perché era una persona noiosa. Ha confessato al dottore che non le piaceva quando era con lui. Sono confusi quando ascoltano la registrazione poiché entrambi hanno cancellato i loro ricordi. Clementine esce dall'auto e si dirige verso la stanza mentre piange disperata. Dall'altra parte, anche Joel riceve la cassetta e scopre la verità. Alla fine del film, Clementine si avvicina a Joel ed entrambi decidono di ricominciare da capo. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!